Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Siamo arrivati al 24 dicembre, quindi domani è il giorno di Natale e ci saranno una serie di situazioni diverse perché c'è chi festeggia, c'è chi non festeggia, c'è chi magari festeggerebbe ma deve lavorare perché magari fa un lavoro che lo costringe ad essere presente, ad essere reperibile anche nei giorni festivi. Quindi ci sono una serie di situazioni e ci sono sicuramente alcune persone che nel periodo di Natale sentono una malinconia maggiore rispetto agli altri periodi dell'anno. Questo per una serie di motivi: c'è chi ha avuto delle perdite, c'è chi ha dei contrasti in famiglia, c'è chi magari la famiglia proprio non ce l'ha, quindi sicuramente ci sono degli elementi che suscitano maggiore malinconia. E io stamattina facevo una riflessione che mi riguarda, quindi volevo condividere con voi quello che provo io in questa giornata. Io la vigilia di Natale ho sempre sentito una magia particolare, un'emozione particolare, perché da quando sono nata ho sempre passato questa serata a casa dei miei nonni con tutta la mia famiglia, i miei zii, mio cugino, i miei genitori, poi il mio compagno, poi la compagna di mio cugino. Poi anche quando comunque negli anni ci sono stati un po' di cambiamenti nella mia famiglia, quindi magari qualcuno che veniva quella serata, poi magari è cominciato a non esserci più, però comunque magari veniva il giorno di Natale o veniva il giorno di Santo Stefano, quindi insomma comunque c'è sempre stata un'unione in famiglia. E quindi io ho sempre sentito questo senso di famiglia e di unione, soprattutto devo dire il 24 di dicembre, perché per me, fin da quando ero piccola, quella serata ha sempre, assunto dei toni veramente unici e magici. Io non ve lo so spiegare, però i miei nonni riuscivano a dare a questa serata un tocco di magia e io l'ho sempre sentita in modo molto forte, tanto è vero che la serata della vigilia di Natale per me era associata ai miei nonni. Io per nulla al mondo avrei rinunciato a passare quella serata insieme a loro. Infatti, anche quando ero adolescente, magari avrei avuto anche le opportunità per uscire con qualche amico, col fidanzato. Io comunque quella sera volevo stare con loro, quindi per me era intoccabile. Quella sera si passava lì e non c'erano proprio non c'erano cose che potessero farmi cambiare idea. Poi qualche anno fa, purtroppo, i miei nonni sono venuti a mancare e sono mancati nel mese di febbraio, quindi io sono riuscita a passare l'ultimo Natale con loro. E insomma, questo per me è stato un grande dono, cioè poter passare ancora un Natale insieme a loro. Morendo a febbraio, ovviamente ho avuto più tempo, diciamo così, per elaborare il lutto e arrivare poi al Natale con sicuramente tanta malinconia, ma anche con l'energia per avere ancora voglia comunque di festeggiare il Natale con il resto della mia famiglia, cioè con tutti quelli che comunque sono rimasti e a cui voglio bene e con i quali desidero trascorrere le feste. Io quando penso ai miei nonni, alla gioia che loro riuscivano a trasmettermi, alla gioia proprio di festeggiare il Natale insieme, alla gioia di darmi il regalo, insomma, tutte queste cose davvero, io le porto nel cuore, quindi sono quelle che mi danno la forza per continuare a festeggiare il Natale con lo stesso entusiasmo che avevo quando loro erano vivi. Quando io penso a mio nonno, quando faceva l'albero di Natale, quando faceva il presepe, a quanto ci teneva comunque a tutte queste cose, io non posso non replicarle perché so che lui ci teneva e quindi è anche un modo, per far sì che in qualche modo sia con noi, non so, come se fosse presente nella nostra famiglia anche da lassù. Quindi, insomma, queste sono tutte quelle riflessioni che io questa mattina facevo e stavo pensando che ovviamente è cambiata la mia percezione del Natale, perché io non posso negare di sentire un vuoto e di, come dire, sentire la loro mancanza in modo molto forte. Però devo dire anche la verità che riesco comunque ad assaporare il Natale e a viverlo ancora con gioia nonostante questa grande perdita, perché penso alla loro gioia quella serata, penso a tutta questa unione della nostra famiglia, a tutte le cose belle che abbiamo avuto negli anni, perché comunque i miei nonni tutti gli anni
mi facevano un grande regalo, che non era il regalo materiale, ma era quello di darmi la famiglia, quindi proprio questo senso di amore e di unione. Io questo l'ho ricevuto da loro tutti gli anni e quindi per loro voglio continuare a festeggiare, a fare in modo che sia così, perché io penso che sia quello che loro avrebbero voluto. E quindi, insomma, con un po' di malinconia, però io festeggio lo stesso il Natale in maniera gioiosa, diciamo così, nonostante tutto. E quindi, con questa mia sensazione un po' malinconica, ma comunque ancora vicina al Natale, voglio fare gli auguri a tutti voi, davvero auguri di tutto cuore, qualsiasi cosa voi facciate domani, stasera, il 26, io davvero vi auguro di passare una giornata serena, il più serena possibile e di stare bene. Quindi dal più profondo del cuore auguri a tutti, vi mando un bacio enorme.